Bella a tutti belli e brutti, io sono Umberto Balumbo e siamo qui per fare il video di Lazio Roma 1-1. Come buttare una partita alle ortiche, alle erbacce. Ecco, noi siamo la dimostrazione. Alle fratte, vicino a casa mia c'è un bosco, proprio lì. Lì le siamo andate a buttare questa partita. Proprio lì, questi 3 punti fondamentali che ci servivano come il pane. Questo derby ci serviva come il pane. E non l'abbiamo agguantato, non l'abbiamo preso. Allora, premettendo una cosa, questa Roma non mi è dispiaciuta così tanto. Sono stati gli episodi che mi sono dispiaciuti, nel senso che abbiamo avuto delle disattenzioni incredibili. Quella sul gol allucinogena di Colaro. Ma in generale, una Roma che comunque un buon calcio ce l'ha. Una Lazio che fa la partita, a mio parere, che comunque gestisce il pallone lei. Noi ripartiamo in contropiede, ogni tanto prendiamo delle punizioni, ogni tanto tiriamo, ogni tanto ci fregano di nuovo il pallone. E sono, diciamo, tutte queste più o meno allo stesso piano, diciamo un 30%, tutte qua. Un 33% periodico, insomma. Diciamo che una Roma che non si sveglia, che non riesce a trovare questa vittoria che gli serve come il pane. Questo derby serviva per dare quella svegliata, ma non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto carattere, non abbiamo avuto voglia di concludere questa partita con una vittoria. Invece no, ci siamo dovuti far fregare da una Lazio che fino al gol non era ancora riuscita a prendere una vera forma, ma che a sprazzi faceva vedere quanto era forte, prendendo quattro pali, ci hanno preso a pallonate, applauso, ma non erano ancora riusciti ad entrare in porta perché la Roma che era convinta da quel gol. Basta, basta, facciamo entrare Santon, vai, piazziamo i difensori così 1-1, secco, facciamo quest'anno record, 38 pareggi, 0 sconfitte, unica squadra nella storia ad aver fatto 0 sconfitte in una stagione, sì. E invece no, perché sicuramente, come dire, sicuramente non sarà così, perché spero vinceremo, ma credo anche perderemo qualche partita. Eventualmente, quindi una Roma che deve migliorare, che deve assolutamente migliorare. Voglio fare un appello a Fonseca. Fonseca, i tuoi giocatori, tu c'è un problema. I tuoi giocatori non sanno giocare ad un tocco. È incredibile, e se ci fate caso è questo, non sanno giocare a un tocco. O lanci lunghi, o corse di 30 metri. Zaniolo che c'aveva due palle così, che correva col fiatone. Perché nessuno c'era lì a fa, a parte Dzeko, ma non lo puoi passare sempre a uno. Ce ne devono essere altri. Gli esterni ogni tanto ci facevano vedere. Ma i centrocampisti, solo Pellegrini che stanno sempre dietro. I difensori mai. Kolarov, se c'è Dzeko sì, se no, no. Ma Zaniolo si è fatto il capo da solo, si prendeva le punizioni da solo. Migliore in campo, Zaniolo per la Roma, assolutamente. Dzeko, insieme a Dzeko. Anche per la Lazio, naturalmente. Correa, cioè, scusate, Correa, sì. Correa è immobile. Anche Luis Alberto ha fatto una bella partita, però secondo me Correa è immobile. Ma diciamo che, e io voglio fare questo, perché non giocano un tocco? Non è impossibile. Com'è che non gli entra? Tu c'hai sto gioco di addormentare, il gioco di fare so simil tiki-taka, un po' lento, un po' così, per addormentare sto gioco. Però se sbagli ti infilano sicuro, sicuro, ti fregano. Almeno un'occasione la creano, un'occasione buona la creano. Almeno che non sono drogati, tipo, che ne so, Lulic, che ogni tanto recuperava il pallone e lo perdeva subito. Ma lasciando perdere, veramente una difesa che ogni tanto si fa sorprendere in una maniera allucinante. Io l'ho detto, gestione palla, non ci siamo per niente. Fonseca non può giocare con Fazio e Mancini. Mancini più o meno, Mancini che comunque sbagliava parecchi passaggi.
Ho visto la Roma ancora in fase di costruzione, non una Roma collaudata, ecco perché comunque abbiamo pareggiato, ma no, no, perché comunque se questa Roma fosse ancora, se il derby, facciamo un esempio, fosse avvenuto tra 5 giornate, secondo me avremmo vinto, per il semplice fatto che la Roma si sarebbe già avviata verso un ottimo cammino, almeno credo, poi non lo so se questa Roma poi perderà tutte le altre partite, ma speriamo di no, naturalmente. Una Roma che il suo lo crea, ma che non può riuscire a concretizzare. Quindi io faccio questo appello, Fonseca, per favore, fai giocare i tuoi giocatori a un tocco, perché se ti va bene, se ti va bene, perché è difficile giocare a un tocco, ma se ti va bene, vai in porta, segni sicuro, o almeno vai in porta, tiri sicuro. Se non ti va bene, hai tutto il tempo di recuperare, perché non servono i difensori nel gioco di prima, serve. Una punta, un trequartista, un esterno, un centrocampista e basta. L'altro esterno e l'altro centrocampista. Uno deve stare lì perché se il pallone le spinge lui può tirare da fuori. E il difensore, se recupera la palla, può stare tranquillo e aiutare la difesa. Basta! Non ne servono più 4 giocatori per fare un gioco di prima. Non ne servono 50. 4. 4. Questo non esiste. Io faccio questo appello a Fonseca, per favore, fai giocare i tuoi giocatori di prima. Grazie. Poi. Secondo appello che faccio a questa Roma. Cambiamo formazione. Basta. Sono rotto le palle di vedere Fazio titolare ancora con Cristante che è morto l'altro ieri. E Veretout che sta a marcire in panchina. Facciamolo entrare perché veramente mi sono rotto le palle. Poi Zappacosta che si rompe nel pre-partita. Io non lo so, la sfiga fiocca da tutti i pori praticamente. Poi Florenzi che buona partita, ma soprattutto in fase difensiva da terzino ha giocato molto meglio che da attaccante, ma sicuramente perché comunque stavamo al termine della partita, aveva speso veramente tantissime energie. Una Roma che deve migliorare su questo fisico. Quindi do le pagelle velocemente, così ce le leviamo. Paolo Lopez che fa un miracolo, fa miracoli su miracoli, io Paolo Lopez. Io valuto un bel 7, veramente un portiere ottimo. Grazie a Dio ci siamo levati quello scaldabagno di Olsen. Sì, che è andato al Cagliari. Tra l'altro in prestito secco. Poi farò il video se volete. Se volete anche scrivete se volete anche la reazione al sorteggio di Europa League. Qui sotto nei commenti. Ma, quindi Paolo per 7, difensori. Fazio, che in fase di costruzione non mi è piaciuto per un cavolo. Poi in fase difensiva ha sbagliato poco. Fazio gli do 5. Però... secondo me anche forse sono stato troppo severo. Ma Mancini 5 e mezzo, un po' meglio di Fazio, ma non mi è piaciuto molto. A destra Florenzi gli do 7 e mezzo perché ha spinto tanto, perché ha creato tante occasioni. Quando è stato in attacco non ha giocato quasi mai, ma cioè non ha giocato bene, ma quando è stato in difesa ha retto benissimo. A sinistra Coro vi do un bel 7, anche se c'è stato quell'errore nel gol. Comunque, Johnny, che tra l'altro Johnny fa una partita a cazzo di cane, ogni tanto fa delle azioni assurde, poi le sbaglia completamente facendo dei fuorigiochi grossi così, cioè inizia bene, poi lasciamo perdere uno di quei giocatori così. Poi, passiamo ai centrocampisti, io a Pellegrini do un bel 7,5, mi è piaciuto parecchio, tanta voglia, tanta grinta, mi è piaciuto un botto. Cristante peggiore in campo della Roma, a mio parere 4. Sono un po' severo, ma basta, basta. Cristante, basta, basta. L'ammazza contropiede. Se pia pallone, lui l'abbiamo perso. Infatti, l'ha preso due volte il contropiede. Si è fermato, adagiato tranquillamente e abbiamo perso palla. Bravo. Poi esterni, assolutamente un der 6 perché non l'ho visto mai praticamente. Solo il primo tempo, ma non ha giocato tanto. Però quando ha preso palla, ha fatto sempre molto, molto bene. Climber 6 e mezzo, ci ha provato, non ci è riuscito, deve migliorare, le solite cose, ma spero possa migliorare veramente. Dzeko 8, insieme a Zaniolo 8 perché sono stati i migliori in campo, tanta voglia, tanta grinta, tanta voglia di fare, infatti loro hanno retto questa rosa, che ha tanti problemi. Ultima cosa, oltre all'appello, basta, dobbiamo trovare una vera Roma, voglio la formazione titolare. Paolo Lopez in porta, Mancini e Smalling. Non Fazio, Smalling, che se vuoi giocare alla difesa alta è fondamentale.
Difensori centrali, scusate, terzini, Zappacosta si è rotto, mannaggia. Quindi credo che dobbiamo continuare a giocare con Kolarov e Florenzi a questo punto, perché Santon no. Al centrocampo, visto, allora, se rientra Zappacosta, perfetto, facciamo giocare Zappacosta e Florenzi alto. Assolutamente. Centrocampisti, Cristante, levate, quindi facciamo spazio a Veretout e Pellegrini, che secondo me si deve confermare. Centrocampista, scusate, trequartista Zaniolo, esterno Under, l'altro se ritorna Florenzi, se no Kluivert va bene, punta Dzeko questa, ma io Veretout e Smalling li voglio subito in campo perché devono essere presenti. Voglio un'altra vittoria, voglio la prima vittoria in campionato nella prossima giornata, voglio la convinzione. Quindi lasciate il vostro commento qui sotto, iscrivetevi al canale, lasciate like e seguitemi su Instagram, @motociclista. Bella.